L'idea di questo libro è nata molti anni fa, nel senso che ci sono delle storie che mi appartengono e che appartengono al posto dove sono cresciuta, che secondo me, insomma, valeva la pena di raccontare. Però è stato un po' difficile far parlare i protagonisti della prima parte, quindi degli anni che io non ho vissuto direttamente, perché è vero che alcune storie sono molto dolorose, ancora delle ferite sono aperte. Negli anni 70 Samaiadeto ha vissuto delle cose molto importanti. Intanto un imponente boom economico, per cui si è arricchita in modo repentino e qualche volta questo ha creato anche degli scompensi, insomma, nella città, nei suoi abitanti, perché quando arriva una massa di soldi di quella portata è chiaro che poi in qualche modo lo sviluppo va gestito. Io mi ricordo, insomma, negli anni 80 tutta l'edificazione che c'è stata alle spalle del lungomare, no? fra Samaiadeto Centro e Porto d'Ascoli, anche questo venir su dalla mattina alla sera di palazzi, palazzoni, di strutture alberghiere che magari d'inverno erano disabitate, erano vuote, insomma c'erano anche tutti questi soldi che arrivavano dallo sviluppo del porto, che era importantissimo in quegli anni, che aveva vissuto, stava vivendo la cosiddetta epopea atlantica, e nello stesso tempo era un periodo caldo in tutta Italia, perché lo sappiamo, gli anni 70 sono stati anni decisivi per il paese, a volte anche per certi versi tragici, e Samaiadeto devo dire che ha vissuto, insomma, abbastanza da protagonista alcune cose, alcune vicende. Oggi non so cosa resta di quell'epoca, Samaiadeto, perché addirittura alcuni luoghi sono stati smantellati. Per esempio, a me risulta che la rotonda non è più né la rotonda degli anni 70 né la rotonda degli anni 80, e quindi non so nemmeno bene cosa sia diventata. Probabilmente quello che si mantiene da sempre a Samaiadeto è la dimensione estiva, nel senso che poi la città vive una specie di schizofrenia, cioè d'inverno è in un modo, d'estate è un altro. Comunque sì, c'erano dei miei ricordi, sì, sin da piccola, perché appunto io vedevo queste scritte che mi hanno accompagnato per tanti anni, sapevo alcune cose di alcuni avvenimenti appunto tragici che c'erano stati, ma di cui mi mancavano dei pezzi. Sicuramente chi ha vissuto gli anni 70 si è divertito di più rispetto a quelli arrivati dopo, per cui magari ha subito anche delle delusioni, delle sconfitte, però ha potuto anche vedere un periodo in cui erano possibili delle cose, delle lotte e delle vittorie. Per esempio, i nostri anni 70 a Samaiadeto iniziano con un evento tragico che è il naufragio del Rodi, e però immediatamente dopo c'è anche la rivolta di una città che tutta insieme insorge per reclamare dei diritti che poi sono diventati anche i diritti per un contratto nazionale della pesca, dei pescatori, per cui si è anche concretizzato in qualcosa di molto importante, di un contratto nazionale che è partito da qui, da queste lotte, e tutto questo però un po' sparito poi sotto l'immagine invece degli anni di piombo, che è quella che è arrivata fino a noi, che è quella delle pistole, del terrorismo, delle stragi di Stato, insomma degli eventi più dolorosi. Poi ci sono stati gli anni 80, che sono stati all'insegna dell'individualismo più sfrenato e di politiche quasi opposte, e anche di un modo di fare politica che è quello di oggi, che è un po' tutto proiettato su se stessi. Ma per quanto riguarda, insomma, la parte che racconta l'eroina, io sapevo che quella sarebbe stata la parte in qualche modo più scottante, perché comunque se ne è parlato poco. Quello è uno dei grandi rimossi, secondo me, degli anni 80, e perché comunque la figura del tossico, del tossicomane proprio da eroine, non è una bella figura, non è una cosa su cui si torna volentieri. È stato un fenomeno tollerato, non so in quanto guidato, perché io penso che il mercato dell'eroina sia stato gestito dalle mafie, però ha fatto comodo. Io ho incontrato un paio d'anni fa un mio amico appunto di quell'epoca, che purtroppo, poveretto, appunto è finito in quel giro lì, che mi ha detto: ma tu ti ricordi che a Samaiadeto non si trovava il fumo e si trovava solo l'eroina? E questo in effetti ti dà da pensare.
sì, i vestiti che si trovano a San Benedetto, i prezzi dei vestiti di San Benedetto non sono neanche lontanamente confrontabili con quelli del triangolo della moda di Milano. No, scherzo, però è vero, è un dato che ti colpisce subito. Insomma, San Benedetto è anche diventato un centro commerciale importante per una zona vastissima. A me mi aveva sempre colpito molto questa cosa delle firme, delle griff, perché poi appunto, così come un tempo San Benedetto era divisa, la rotonda era di una parte, il Florian di un'altra, il pontino della ferrovia era lo spartiacque, e però non so, io dietro a tutto questo luccichio appunto delle paillette, del divertimento a tutti i costi, ci vedo uno svuotamento profondo di alcune cose che sono andate perdute, che in qualche modo vanno recuperate, si devono ricreare. Il consiglio di farlo leggere ai ragazzi di oggi, ovviamente, beh, è stato scritto anche per loro, quindi è un libro generazionale che secondo me insomma interessa più giovani. È anche un romanzo di formazione che quindi parla dei giovani proprio, di alcune cose che non sono necessariamente legate a un periodo storico. È anche un esempio, è un modo per dire ai più giovani che possono fare delle cose, perché un tempo è stato possibile farle e perché non potrebbe essere anche oggi un momento favorevole. Io comunque sono molto ottimista rispetto ai ragazzi di oggi, vedo che si muovono, che fanno le loro lotte, che nelle scuole ci sono le occupazioni, che lottano per i loro diritti e che sono interessati a conoscere i movimenti giovanili di quegli anni. E sì, il libro si chiude un po' con una fuga, in realtà i protagonisti della terza parte vanno via perché vanno a studiare fuori, come succede alla maggior parte dei ragazzi San Benedetto. In particolare i due protagonisti della terza parte, poi lei ancora no, però lui scrive, e quindi mi piaceva anche l'idea che riprendessero un po', pur andando via, che riprendessero un po' il racconto e che fossero loro in qualche modo a raccogliere alcune cose per tramandarle poi in futuro agli altri, cioè di fare in forme diverse quello che Domenico nella prima parte del romanzo fa con i più giovani, cioè di costituire un ponte, un filo fra le generazioni, fra le storie, e di cercare di colmare quel vuoto che a un certo punto si è creato qui in questo posto, direi proprio a ridosso dell'evento più tragico che c'è stato, che è stato il rapimento e l'uccisione di Roberto Peci da parte delle Brigate Rosse, che ha costituito proprio una specie di mannaia che è venuta giù. Però non mi sembra giusto non parlarne più. Perché?